Ciao, sono Kevin Cortella e questa è un'edizione speciale di Future Presente, il podcast dove 10 minuti alla volta scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima. Hello, I am Kevin Cortella and this is a special edition of Future Presente, the podcast where 10 minutes at a time you'll find out how its first episode could also be the last one. Il virus non fa altro che togliere forze ad un corpo ed una mente che sono già allo stremo. E quando 2 giorni dopo cerco di riprendere la normalità, io normale non mi sento più. E giovedì pomeriggio, quando sto giocando con i bambini, c'è una mezz'ora di cui ho un nitido ricordo, una mezz'ora di blackout completo, una mezz'ora in cui desidero solamente andare a casa, andarmene da lì, basta, mi arrendo, come a Bologna, non ce l'ho fatta, sono un fallito, non valgo niente, sono solo un mammone impaurito di tutto e voglio andarmene via, non voglio più stare qua. E così chiamo un'amica, chiamo casa, cerco supporto e sulle facce, nelle parole dei miei genitori lo sento chiaramente di cosa hanno paura. Hanno paura di vedermi tornare, hanno paura che ancora una volta io mi arrenda e senza troppe spiegazioni, proprio come a Bologna. E invece rimango, ma le cose cominciano ad andare sempre peggio. Non dormo più. Non ce la faccio, vado a letto, poi nulla, non succede nulla. Sto lì, ci provo, mi rilasso, penso alla pace nel mondo, penso a qualsiasi cosa. Niente. Vagabondo per la casa anche alle 3 di notte, mangiando dello yogurt, bevendo del latte, provo la meditazione, ascolto musica rilassante. Niente. Mi aggiro come uno zombie per casa una notte, 2 notti. E ovviamente dopo 2 notti completamente insonni le forze sono svanite completamente. Non ho assolutamente né la voglia né le energie di avere a che fare con i bambini ed è evidente. E lo dico alla mamma ospitante, dico che qualcosa non va, è evidente che qualche meccanismo si sia inceppato nel mio fisico, nella mia testa. Non posso andare avanti così e lo capisce anche lei. E difatti mi manda subito in ospedale per alcuni accertamenti, di nuovo. E guarda caso, le analisi vanno ancora tutte bene, ma ancora una volta il linguaggio non scritto dei volti dei dottori mi fa capire che si trovano davanti un ipocondriaco, qualcuno che ha bisogno solo di un po' di supporto e di un farmaco. Prendi questo, mi dice il dottore, ma soltanto metà, perché è un farmaco potente, ma ti farà dormire. E così faccio. Alle 19:30 di quella sera, mentre ceno, ingurgito anche il farmaco e comincio subito a sentirmi annebbiato, ad appisolarmi, ma ho appena mangiato e quindi aspetto 2 ore. E quando è il momento di andare a dormire? Zero. Assolutamente zero. Non chiudo occhio per tutta la notte. Ed è lì che prendo paura. Ed è lì che mi rendo conto che qualcosa veramente non va più. Non è possibile che neanche con un farmaco riesca a dormire. Il mattino mando un messaggio a mamma e le dico anche stanotte niente. E a quel messaggio mamma risponde con una parola sola. Ossessione. E quando lo leggo no, non è possibile. E allora è lì che decido che voglio provare a capire. Che voglio provare a morire, perché se è vero che sono 3 notti che io non dormo, se è vero che sono allo stremo come mi sento, allora non avrei potuto sopravvivere da un punto di vista energetico a ciò che stavo per fare. Vado in piscina, una piscina olimpionica, e nuoto all'inverosimile, nuoto più forte che posso, nuoto fino a quando non sento più le braccia e poi mi fiondo in sauna a 100 gradi finché il fiato non mi manca.
prendo il bus, torno a casa, ingurgito velocemente della pasta e poi mi metto le ciaspole ai piedi e vado sul Mar Baltico ghiacciato, cammino, cammino, cammino. E a un certo punto mi fermo. C'è un cielo magnifico. Non c'è una mosca. Sono io, completamente da solo, con le mie paure. Perché a quel punto è evidente. Non ho niente che non va fisicamente, perché sarei deceduto molto prima. È soltanto tutto nella mia testa. Lo è sempre stato. E non l'ho mai affrontato, perché tutte le volte in cui vedevo queste paure affiorare, io mi ritiravo. Ed è lì, in quel silenzio, ed è lì, in quella neve, che capisco qual è lo scopo di quella missione, che capisco il motivo di tutto quel silenzio che mi circonda. Devo ascoltare me stesso, devo ascoltare le paure che ancora mi porto dentro. E le devo affrontare una alla volta, un giorno per volta. E soltanto così potrò davvero diventare grande. The virus takes away all the little energy I had left in my mind and in my body. And when I go back to the au pair routine, something is wrong. Something is clearly wrong in my mind. On a Thursday afternoon, whilst I'm playing with the children, all of a sudden there is a total blackout. I just can't think about anything else than going away, going back home, being hugged by somebody, not being there, not feeling alone, not being in the darkness. Why can't I just give up? I did it in Bologna before. I can do that. I am very good at giving up. So why should I stay here? And that is the question I ask my family. Why can't I? What's going on? Like, and the faces they had, they showed that they were afraid. They were afraid about me, of course. They were concerned about my health, but more than anything, they were concerned about the Kevin I had become again. The Kevin we all thought had disappeared was there in Finland, and I was a few centimeters from just saying, goodbye, Finland. I can't stay here anymore. I'm a weak. I'm a failure. The night doesn't go well, and I start having cough and fever. But things go pear-shaped on the weekend when, for apparent no reason, I just can't fall asleep. I am laying in my bed, I am staring at the ceiling, and nothing happens. Nothing. I listen to music, I try counting the sheep, and there's no way. I can't fall asleep. So I wake up, I am standing in the living room at 3 a.m., eating some yogurt, just thinking about what's going on here? What's going on with me? Who I am becoming? It happens again the night after. And when the morning comes, I just share with the host mom, listen, I can't. I can't do anything. I'm exhausted. I'm worn out. And she sees it. And she sends me to the hospital. I undergo again blood tests. And they are all good. And the doctors, again, their faces, they clearly were aware that I wasn't sick. I was just scared. And what they suggest is just to be tranquil and to take a pill, a little pill. And the doctor says, just half of it tonight. It's very strong. Beware, but you'll sleep. And at 7:30, like he suggested, I take the pill and immediately start feeling asleep. I wait 2 hours for digestion, and as soon as I lay down in my bed, nothing. Nothing. Not even like that. Why can't I sleep anymore? And the morning arrives,
and I wrote a message to mom saying, "Hey, here it's me. Again, no sleep last night." And she replies with one simple word. Obsession. Obsession. I am not obsession. And I'll prove it. I'll prove that to me, to you, to the world. And I'll prove it by trying to die. Because if it is true that I haven't slept for 3 nights, I can't have stamina enough to cope with what I'm about to do. I take the bus, I go to the Olympic swimming pool in the city, and I swim as much as I can until my arms are aching. And then I go straight to the sauna, 100 degrees, until I can't breathe anymore. I take the bus, I go home, I eat some pasta, I take the snowshoes, and I go on the Baltic Sea and start walking and walking and walking until I'm there, in the middle of nowhere. The sky is so pristine, so blue, so pure, and there is silence all around me. I'm alone with my fears, because it was clear at that time that they were only fears. I would have died long before then otherwise. And in that moment, I understand what is the aim of that mission? Why I am in Finland? I am there to listen to myself, to completely surrender to my fears and realize who they are, where they come from, and defeat them. Not give up like I had always done before when they arrived. No, this time I'll try defeating them. One day at a time, one fear at a time. Tendenzialmente è proprio da questi momenti così distruttivi che una persona, per quanto a pezzi, riparte più forte e più consapevole di prima per cercare un pezzo alla volta di ricomporre quel puzzle che adesso ha decisamente più senso. È andata esattamente così per me. E nel caso questi due episodi vi siano piaciuti, l'invito è quello a rimanere con me anche la prossima settimana per conoscere la storia della mia rinascita. Vi auguro un fantastico weekend, una buonissima vita e vi abbraccio fortissimo. Ciao! Typically, it is from these destructive moments that a person starts all over again putting pieces together, but feeling much more stronger and far more aware than she was before. That's exactly how it went for me, and that's why I would recommend, if you enjoyed these last two episodes, to stay with me even next week to find out the story about my reborn. Have a fabulous weekend, have a great life, and I hug you super tight. Bye-bye.